Si resta davvero colpiti, stupefatti dalla tua trasformazione fisica, possiamo dire camaleontica, nell'interpretare questo personaggio storico, letterario, italiano, controverso, Gabriele D'Annunzio. Meno male che è controverso, pensa se era tutto una brava persona, a parte che era una brava persona, però certo. Fu un grande poeta, un grande scrittore che lasciò un segno nella cultura italiana di fine 800, primi del 900. Non solo nella cultura, anche nella politica, nel costume, nel modo di vivere degli italiani. Lo scorso anno era il 150° della nascita del Vate, io ho deciso di trasformarmi in D'Annunzio per restituirlo sui palcoscenici in giro per l'Italia. Quindi 11, 12, 13 aprile sarò al Teatro Mercadante di Napoli con questo spettacolo Gabriele D'Annunzio tra amori e battaglie. Praticamente un'altra cosa, ecco, tu hai fatto tantissime cose, autore teatrale, attore, il grande pubblico ti conosce come volto e voce di tantissime fiction di successo, c'è qualcosa tra quello che hai fatto nel senso teatrale, nel settore teatrale o nelle fiction per la televisione, per il cinema, che ti ha segnato profondamente, che ti ha dato un... che hai visto come un successo, una cosa in particolare, magari tutti sono successi, però c'è un lavoro particolare che è stata una tappa fondamentale secondo te per la tua carriera, non so. Ma io lo dico sempre, sicuramente la tappa fondamentale è stata quando feci il mio primo provino uscito dalla scuola di recitazione nel 95 e fui preso da Padroni Griffi per fare Questa sera si recita il soggetto di Pirandello con Alida Valli. Primo provino, sono partito subito con uno spettacolo importante, quella è stata una grande fortuna, una grande svolta, perché sai, anche i ragazzi che escono dalle scuole di recitazione poi devono essere fortunati ad essere subito presi in una compagnia, a vincere un provino televisivo, quindi io fui fortunato all'epoca. Da lì poi ho cominciato tutta una carriera fatta di alti e di bassi come la carriera di un artista, però ecco, non ho mai lasciato il teatro, pur facendo la televisione. La televisione l'ho sempre usata per produrre e per portare in scena i miei spettacoli. Quindi il mio grande amore rimane sempre il teatro. Un'altra cosa, ecco, rimanendo sul tema teatro, c'è questa, parlaci di questa innovativa formula che hai creato, questa formula teatrale che hai inventato nel 99, credo? Sì. Disco teatro, appunto, che ti vede praticamente protagonista e come attore, ma diciamo sei autore e sei inventore di questa nuova formula, accanto al musicista Antonello Aprea, musicista DJ, e soprattutto oltre a questa, appunto, questo disco teatro, spesso prediligi delle location non convenzionali, non teatri, esatto, che possono favorire il contatto con la gente, col pubblico, un contatto diciamo diretto, esatto, interattivo, no? Forse non so. Sì, diciamo che questa formula nasce proprio come dicevo prima, con la voglia di rappresentare i personaggi storici durante le celebrazioni. Per esempio, per il centenario del Manifesto Futurista ho interpretato Marinetti, per il 150° dell'Unità d'Italia Mazzini e adesso per il 150° del Vate, appunto, D'Annunzio. Però vado a farlo proprio nei luoghi storici dove i personaggi hanno vissuto oppure hanno lasciato un segno, in modo che il palcoscenico naturale diventi proprio la location storica. Siccome funziona molto, ho deciso di spostarlo anche nei teatri, ma la cifra stilistica innovativa è l'uso della musica. Come dicevi tu, c'è questo DJ che in realtà è una sorta di direttore d'orchestra contemporaneo. Dalla sua console partono migliaia di suoni che vengono mixati dal vivo e formano una drammaturgia, un tappeto musicale con il quale io interagisco, io e gli altri attori, perché siamo in sei in scena, e gli altri attori interagiscono durante lo spettacolo. Ma il DJ Aprea, che io lo chiamo il maestro perché è poi un musicista che si è diplomato al conservatorio, quindi insomma è un musicista a tutti gli effetti, che il maestro Aprea mixa dalla sua console, è la musica che ascoltava veramente D'Annunzio, Josephine Baker, Wagner, Debussy, Auchella. Voglio sapere che D'Annunzio al Caffè Gambrinus compone una delle canzoni napoletane più belle che hanno fatto giro per il mondo, Auchella. Quindi anche nello spettacolo ci sarà un omaggio a questa canzone straordinaria. Ecco, ritornando appunto al tema storico, innanzitutto noto che tu adori, ami interpretare e scrivere, diciamo, scrivere
opere teatrali riguardanti personaggi controversi. Sì. Li cerchi proprio. Certo. Cioè, diciamo, Italo Balbo, un grande eroe ma anche controverso storicamente, appunto. E tra l'altro io ho notato, anche psicologia, diciamo, D'Annunzio e Italo Balbo sono controversi per i più, però se vogliamo erano gli anti Mussolini, no? Se vogliamo. Certo. Ecco. Molti ignorano questo. Vabbè, c'è un'ignoranza completa che è dettata dal pregiudizio ideologico e politico. Ecco. Siccome la storia la scrive sempre chi vince una guerra, no? Allora, nei confronti di questa fase storica, che è quella del ventennio, in Italia non si è mai scritto veramente come certe cose sono andate. Quindi basta che qualcosa, un artista ha toccato anche alla lontana quel periodo storico, è stato messo in silenzio. Questo è stato così per molti anni per il futurismo, è stato anche per D'Annunzio. D'Annunzio, se vogliamo parlare proprio di storia, in realtà ebbe un pessimo rapporto con Mussolini. In realtà non fu mai fascista D'Annunzio. Mussolini copiò molto da D'Annunzio e sfruttò la retorica dai discorsi del Vade. Il Vade era un grande affabulatore, fu l'eroe della prima guerra mondiale, il primo poeta artista che combatte con il soldato semplice in prima linea, col soldato nella trincea della prima guerra mondiale, è l'eroe del volo su Vienna, della beffa di Bucari, è colui che con la legione, con i suoi legionari occupa Fiume per protestare contro la vittoria mutilata, migliaia e migliaia di morti italiani si erano sacrificati per annettere, per chiudere quel discorso di unità d'Italia che era cominciato col Risorgimento, per annettere l'Istria e la Dalmazia. Invece no, la società europea, il governo italiano, come oggi, c'è un parallelo molto tra quel momento storico e quello di oggi, con la forza della UE, che fa il bello e cattivo tempo anche nella politica italiana, con l'ingerenza da parte dell'Europa. Ecco, quell'ingerenza D'Annunzio non stava bene e D'Annunzio occupò nel 19 Fiume. Quindi bisogna studiarla bene la storia. Lo stesso discorso vale per Italo Balbo. Italo Balbo, sì, è vero, fu un fascista, ma fu un uomo che con le sue straordinarie trasvolate oceaniche unì i popoli di tutto il mondo. Ebbe una parata a Broadway fatta da Roosevelt come nessun altro capo di Stato lo ebbe. Quindi bisogna studiarla bene la storia e io cerco di restituire in palcoscenico questi personaggi storici per sdoganarli dai pregiudizi. E sempre ritornando invece alla contemporaneità, tu oltre a indagare soprattutto noto il Novecento italiano, sì. ma poi hai anche fatto un lavoro su Mazzini, sì, quindi non solo il Novecento, però comunque il Novecento italiano, c'è cioè un bellissimo lavoro tuo, è stato per esempio Donne, Velocità e Pericolo, appunto sul futurismo, sul movimento futurismo, poi naturalmente Italo Balbo come dicevamo, però hai indagato anche molto, e come attore, come autore, la contemporaneità e i suoi problemi, la tematica sociale, appunto rum e vodka possiamo parlare, bang bang, no? Sì, no, Rum e Vodka è uno spettacolo che è stato importante perché da lì è partito questo mio uso della console di Jane Scena. Era la storia di un ragazzo alcolizzato che si ritrova molto giovane ad avere una famiglia, ad avere un posto in ufficio, ad avere dei figli, in realtà lui è ancora immaturo e quindi comincia ad ubriacarsi da un locale a un altro di una grande città combinandone di cotte e di cruze. Certo, era un altro tipo di teatro quello, io negli ultimi anni sto affrontando dei personaggi storici e letterari. Un'altra scommessa per il futuro è quella di Nerone, interpreterò dopo D'Annunzio Nerone, altro personaggio. Quando lo potremo vedere? Da ottobre in tournée d'Italia. Ottobre 2014, quindi tra qualche mese. Tra qualche mese. Ecco, adesso se ti va, parliamo pure della vita privata. Perché parlavamo della prima mia o di D'Annunzio? Tua. Ah. Però è connessa a D'Annunzio, appunto al pregiudizio a volte. Certo. Posso, mi permetto, praticamente tu nel 2011 hai sposato Luna Berlusconi, certo. Figlia di Paolo Berlusconi, appunto il fratello del premier, per i pochi che non lo sanno, insomma. Certo.
Che succede? Che praticamente mi è rimasto molto impresso una cosa che disse tua moglie, ospite della Daria Bignardi, qualche tempo fa. E una sua constatazione amara, ma che mi ha fatto riflettere molto. Cioè lei diceva: perché la gente deve giudicarmi per il mio cognome e non per quella che sono, per come vivo, per come mi comporto con loro? Appunto si parlava di ragazzi che avevano fatto un trasloco da voi vi eravate comportati con simpatia, con giovialità, umanità, e tua moglie trovò una frase su Facebook, diceva: se avessi saputo che era la nipote di Berlusconi avrei dato fuoco alla casa, una cosa brutta proprio. Io noto, ecco, finisco subito la domanda forse un po' troppo lunga, noto che in Italia ci facciamo del male, nel senso che c'è una tensione ideologica, a prioristica, che in effetti è anche frutto di ignoranza e di superficialità, cioè non si vede il prodotto, non si vede la persona più, ma si vede da dove viene, cosa rappresenta, e soprattutto si etichettano le persone senza conoscerle. Ma questa è una battaglia che io faccio, che facevo anche prima di conoscere Luna. Nel momento che mi sono sposato con una che dico di me fa Berlusconi, io intanto ho chiuso i rapporti come da dei miei amici, che il nostro è un ambiente politicamente schierato quasi sempre a sinistra, e soltanto per il fatto che io mi fossi sposato con una che dico di me fa Berlusconi, metà degli amici l'ho persa. Pensa all'ignoranza e al pregiudizio delle persone. È vero, io faccio una battaglia perché l'Italia è purtroppo negli ultimi anni è proprio attanagliata da questo odio astioso che non porta a niente. È un odio proprio novecentista, proprio da antifascismo, anticomunismo, è una cosa che non serve a nulla. Le persone vanno giudicate per quello che sono, ma per giudicare le persone per quello che sono tu le devi conoscere. Quando c'è il pregiudizio c'è sempre l'ignoranza. Viviamo purtroppo, l'anti-berlusconismo in Italia è una piaga che non smette di esistere, cioè proprio diventa il capro espiatorio per molti fallimenti, per molti problemi che ci sono nella nostra società. Guardiamo quello che è successo negli ultimi anni, l'Italia comunque va sempre peggio, quindi dare la colpa di ogni cosa a Berlusconi e a quelli della sua famiglia è, secondo me, è stata una delle cose più meschine che si è fatto negli ultimi anni. Sì. Che aveva praticamente D'Annunzio con Napoli, ha scritto a Vucchella, un testo famosissimo, ormai è entrato da subito nel repertorio napoletano classico. E tu che rapporto hai con Napoli? Beh, col Napoli pubblico napoletano? Bene, tanto perché 15 anni fa ho fatto Un posto al sole pure. Sì. Quindi io ho una figlia Un posto al sole, Rossellina, la figlia era mia figlia, perché io interpretai 15 anni il primo personaggio gay in una soap opera, era Luciano, che era l'amico di Silvia, e in una sera dove sono ubriachi tutte e due fanno lavoro e lei rimane incinta, nasce questa bambina Rossellina. Quindi ho fatto Un posto al sole per un anno, poi mi hanno chiamato 2 anni fa, ma purtroppo io ero impegnato su un'altra produzione e non ho potuto accettare il ruolo, e quindi mi hanno sostituito con un altro, però il mio legame con la città di Napoli cioè è legato a Un posto al sole sicuramente. Poi ho recitato in tanti teatri, la conosco molto bene, ho molti amici, è una città che adoro. Ogni artista adora Napoli perché è una città dove c'è un'anarchia assoluta, però ordinata, e questa piace molto a un artista puro. Hai parlato di Nerone, appunto, puoi parlarci, oltre Nerone c'hai altri prossimi progetti, un sogno, parlaci anche di un sogno. Sì. Ma guarda, io avevo un sogno di fare una figlia, l'ho fatta, quindi... Luce, bellissima Luce. Luce ha 2 anni, insomma, quando fai un figlio a 40 anni gli dai un peso diverso. No, beh, sono contento perché io mesi fa ho anche fondato il giornale off.it, che è un magazine online che si occupa degli artisti italiani che nessuno vi racconta. Tutto quel mondo off, musica, cinema, arte, teatro, quelle migliaia di artisti che ci sono nell'underground italiano, che vivono nell'anonimato, ma che sono di grande livello, noi li andiamo a scoprire e gli diamo visibilità. Quindi ho già realizzato un sogno in questo, lo dirigo questo giornale online, cliccatelo, www.giornaleoff.it, e poi sto preparando un altro grande personaggio, Nerone, te l'ho detto prima, e la novità è che accanto a me ci sarà un attore napoletano, uno dei più amati in Italia, Leopoldo Mastelloni. Quindi debutteremo a ottobre e speriamo di tornare dopo D'Annunzio con Nerone a Napoli.
Allora ti aspettiamo per il 11, 12, 13 aprile al Teatro Mercadante. Mi raccomando, bisogna fare della propria vita come si fa di un'opera d'arte. Grazie.